Il curatore fallimentare della Telis, proprietaria anche dello stabilimento produttivo di Pagani, per intenderci l'ex stabilimento Ericsson, che vedeva impegnati 60 lavoratori, ora in cassa integrazione straordinaria, ha avviato la procedura di manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire disponibilità di gruppi industriali ad acquisire stabilimenti, lavoratori e commesse del gruppo fallito. Allo stato attuale, per quello che è dato sapere, sono state presentate 21 manifestazioni di interesse, delle quali solo 4 però valide in quanto avrebbero versato il deposito cauzionale previsto ed obbligatorio per accedere alla procedura ed alle informazioni. Di queste, solo una interessa l'intero gruppo fallito, 3 invece interessano il solo sito produttivo di Via Filettine. Entro la data del 15 ottobre prossimo, altre aziende interessate possono presentare eventuale manifestazione di interesse e soprattutto tutte le partecipanti in regola debbono presentare un piano industriale. Sulla vicenda è di nuovo intervenuto il consigliere regionale Alberico Gambino, che ha sottolineato l'assenza della Regione Campania su questa vicenda, cosa non riscontrata invece in Piemonte e in Lazio, dove insistono gli altri stabilimenti della Telis. Sottolineo, ha scritto Gambino, che i 60 lavoratori dello stabilimento di Pagani non solo sono stati dimenticati dalle istituzioni, ma addirittura non vengono supportati nemmeno nell'erogazione della cassa integrazione che ad oggi è ferma al primo trimestre 2015. Gambino ha rinnovato la richiesta di un concreto impegno ed interesse istituzionale della Regione Campania e in particolare dell'assessorato al lavoro e delle sue competenti strutture, affinché sia possibile individuare forme di incentivazioni economiche e tecniche, così come fatto dalle regioni Piemonte e Lazio.